Ehi là, ben ritrovati su un nuovo video dei due caproni. Oggi in mia compagnia c'è Ferdinando. Collega. Il pranzo è servito! Oggi vi portiamo un gioco cooperativo. Più si è, più è difficile, perché più ci sono proiettili che vengono sparati sullo schermo. È un po' un bullet hell. Ed è molto divertente perché appunto ci sono, diciamo, dei rifacimenti dei personaggi più celebri dei film. Esatto. Cioè delle caricature, potremmo dire, dei personaggi più celebri dei film fatti in 8-bit. Ognuno ha la sua mossa speciale ed io ho preso, per esempio, a sto giro mi è uscito Raiden. Sì, ogni personaggio ha un potere diverso e occhio alla morte, e bisogna sfruttare questi questi poteri per cavarsela nelle diverse situazioni che ci si pongono, soprattutto andando verso la fine, in cui adesso non spoilererò, ma si combatteranno comunque nemici diversi. All'inizio sono solo terroristi, tipo così, come in questi livelli iniziali che state vedendo, e successivamente invece possono diventare alieni o, non so, satanisti. Vabbè, il gioco è a scorrimento verticale. No. Grande numero. Salire, salvando i prigionieri, cioè gli altri fratelli. Sblocchi altre vite per sì. I tuoi compagni. Oppure rianimi quelli che sono morti, sì. Ovviamente. Ti dà un personaggio poi casuale. Sì, è un personaggio casuale quello che viene sbloccato. È molto frenetico, ovviamente, come gioco. Mamma mia, che numero! A fregarlo. Di esplosioni eccetera, sì, c'è anche l'attacco, occhio, vedi quei cubi ti uccidono, tutte cose che rimbalzano e succedono perché continua a esplodere tutto, sì, quanto mentre giochi, quindi il mondo di gioco continua a variare, sì, e praticamente si può distruggere al 100% il mondo di gioco, è tutto distruttibile. L'intelligenza artificiale non è elevatissima, ma non serve, no, perché tanto la difficoltà è che ci sono tantissimi nemici, cioè la difficoltà è data da quello, tutti i nemici esplodono. Permette di giocare fino a 4 giocatori contemporaneamente e lì diventa molto difficile. Ci sono alcune azioni che sono molto difficili da compiere in 4, molto più che in 1 o in 2, che secondo me è giocabilissimo in 2, anzi se si arriva ad avere un buon feeling è veramente molto divertente. L'IA reagisce un po' in maniera particolare, però ci sta, rende tutto più complicato, più divertente. Sì, certo, è quella la difficoltà, è molto vario a livello di scenario ed è comunque sempre divertente, è bello da vedere, cioè a me piace da vedere personalmente. Non sono tantissime ore di gioco, comunque è abbastanza divertente. C'è una modalità che ti permette di creare dei livelli. Oh, ecco, qui adesso c'è un boss. All'inizio i boss sono piccolini e facili da battere, dopo diventano sempre più grandi e assurdi. Per esempio questo è un cannone che spara ai terroristi. I livelli con la C sono stati implementati successivamente alle patch che sono state fatte, e sono dei livelli che ti permettono di sbloccare delle casse speciali che contengono oggetti speciali, sì, quindi munizioni aggiuntive oppure tipo gli steroidi oppure altre cose, tipo non so, la macchinina telecomandata. In questi livelli non ci sono checkpoint, anche quella è una peculiarità. Si inizia a sparare a caso e diventa complicato. È chiaro che più si gioca e più questa cosa viene fuori. Il colonnello grande. C'è la possibilità di prendere alcuni veicoli come il carro armato e i robot che ti aiutano nelle varie avventure, però ovviamente a volte finiscono le munizioni, a volte esplodono, insomma non è detto che ti aiutano sempre. Via. Ne inseguiva. Se tieni premuto triangolo, sì, e ti puoi dare il 5 col tuo compagno, ci sei? Dammelo, vai. Eccolo, il tempo si rallenta. Per qualche secondo, sì. Vabbè, ci sta, è buono. Morto dai tizi sotto. Comunque, il gioco è stato regalato col PlayStation Plus 6 anni fa. E occhio. Noi l'abbiamo scoperto questo, però sappiamo che ha ottenuto nel corso degli anni una certa fame. Adesso dovrebbe uscire il seguito, quindi Broforce Forever, che speriamo possa essere bello come questo.
Perfetto. Occhio qui che c'è il barile. Bene, benissimo. Ho rallentato il tempo e poi mi sono schiantato. Lancio la granata. Rilancio. Vai giù però per lanciare. È un po' grotta quel muretto. Eccolo. Dai, così potrebbe funzionare. Perfetto. Okay. Lancio fuoco. Oh! Forse se salto. Dai, c'è quella che vuole. Ma non ci credo, mi ha rotto il terreno sotto, io come un idiota sono saltato. No. Aio. Lì non si può fuggire. Noi vi ringraziamo per aver visto il video fino a qui. Lasciate un bel mi piace, iscrivetevi. Ci vediamo sempre sul canale dei due caproni e per un prossimo video. Il prossimo video su God of War. Ciao.